cold without the warm. Light inside the darkness that it needs, yeah. We're a laugh without a tear, the hope without the fear. We're leaving our lonely.
Benvenuti a tutti ad una nuova edizione del TG Rock. Queste le news principali di oggi sabato 15 marzo. Praticamente ufficiale la data a Roma dei Rolling Stones il prossimo 22 giugno. Nuovamente in stand-by il biopic su Freddie Mercury dopo la rinuncia del regista Dexter Fletcher ed infine primo LP da solista per il leader dei Doves, Jimmy Goodwin. Fonti vicine ai Rolling Stones hanno confermato una data in Italia prevista per il prossimo 22 giugno al Circo Massimo di Roma. Benché ancora priva di ufficialità, attesa comunque a breve, la notizia può dirsi certa. Lo show di Mick Jagger e soci nella capitale verrà aperto da un nome di alto profilo che al momento non è ancora stato rivelato. Ma andiamo avanti lo spettacolo, siamo al meglio della forma e non vedo davvero l'ora di tornare in Europa, ha dichiarato il chitarrista Keith Richards. Parliamo adesso di Underground, si intitola Hidden Garden ed è l'EP d'esordio di Jay Moon, nuovo progetto solista della cantautrice italiana Jessica Einaudi, già membro del duo Le Bianche Alchimie insieme a Federico Albanese, qui nelle vesti di produttore, arrangiatore e polistrumentista. Le quattro tracce del nuovo lavoro, che anticipano il suo primo full length presto in arrivo, si caratterizzano per atmosfere prevalentemente acustiche che spaziano dal folk al blues fino all'elettronica. Ascoltiamoci allora un estratto del brano Poison. Of my brand new poison, I've bought it at the end of the world. Come here to taste it, come here to try it. It's the best thing you could ever find. It's the best thing. Abbiamo ascoltato Poison dal nuovo EP Hidden Garden di Jay Moon. Torniamo a parlare di mainstream, si arena nuovamente la biopic su Freddie Mercury. Dopo la rinuncia dell'attore Sacha Baron Cohen, che lo scorso luglio abbandonò la difficile parte di protagonista per disparità di vedute su come interpretare lo storico frontman dei Queen, adesso è la volta del regista Dexter Fletcher, a quanto pare per le medesime motivazioni. In particolare, come riporta Deadline, Fletcher non sarebbe riuscito ad accordarsi col produttore Graham King nel trovare una direzione comune. Dopo il passaggio dello scorso anno, gli Arrows of Love tornano in Italia a maggio per un breve tour. Il quintetto punk rock londinese, protagonista di numerose recensioni su importanti testate online straniere tra cui Kerrang, The Independent e Daily Mirror, hanno confermato finora tre date che si terranno il 3 maggio al Viceversa di Genova, il 10 alla Birreria 34 di Tauria Nova in provincia di Reggio Calabria e l'11 al Godot Art Bistro di Avellino. Trasferiamoci nel nostro consueto angolo dedicato agli appuntamenti dal vivo, ecco i concerti più interessanti in Italia di oggi sabato 15 marzo. I Matrioska al Cubo Rock di Lido di Catanzaro, Clara Moroni al pub Il Moro alla Cava dei Tirreni in provincia di Salerno, i Diaframma alla Calamita di Reggio Calabria, Virginiana Miller al Palamostre di Udine, i Bee Forest al Circolo degli Artisti di Roma ed infine i Nadar Solo al New Age Club di Roncade in provincia di Treviso. A seguito dello iato dei Doves, ormai storica formazione post-Britpop, il frontman della band Jimmy Goodwin si lancia adesso nella carriera solista, culminante nell'esordio su LP di prossima pubblicazione. Il disco si intitolerà infatti Odd Ludek e verrà rilasciato sotto Heavenly Recordings il 24 marzo prossimo. Intanto è da ieri disponibile su YouTube il video ufficiale del primo singolo Oh Whiskey. Ancora una notizia underground, arrivano le prime novità sulla quinta edizione della rassegna Musica da bere. Dopo essere stata consegnata nelle passate edizioni ad artisti come Dente e Bruno Risas, quest'anno sarà la cantautrice siciliana Levante a ricevere la targa artista emergente. Musica da bere andrà in scena dal 9 all'11 maggio prossimi, con le prime due serate che si svolgeranno presso il Teatro Comunale di Vobarno, mentre la finale sarà al CTM di Rezzato in provincia di Brescia. Per la rubrica Buon compleanno, tanti auguri a Howard Devoto, cantante e compositore britannico di punk band storiche come Buzzcocks e Magazine, che oggi, sabato 15 marzo, compie 62 anni. È tutto per questa edizione, il TG Rock vi dà appuntamento a lunedì con nuovi aggiornamenti musicali.
Ladies and gentlemen, I'm your DJ.